La passione per il segugio è congenita alla mia natura, è nata con me stesso. Mia madre diceva sempre che nei primi mesi di vita non ne vagivo, ma scagnavo. È un amore, prima di tutto è un amore. Cos'è a base dell'amore? Non lo sappiamo. Simpatia, sincronismi, modi di vedere uguali, mistero. Questo è il cane. La caccia è la vita. Una definizione della caccia è impossibile, perché, ripeto, è la vita. Per l'uomo è tutto, esiste dai primordi, ha rappresentato la sussistenza dell'uomo stesso. Il segugio è una sovrastruttura dell'uomo. La natura non ha fatto il segugio, ha fatto il canide, cioè un cane in sintonia con la natura, adatto per l'agguato e per l'accerchiamento dell'animale. Quindi il segugio è nato molto tempo dopo, è nato. Cane da lepre era un cagnetto adatto per quei tempi, perché erano molte lepri, che cercava la lepre più con le gambe che con l'olfatto, cioè seguiva poco la traccia. Quando cadeva in rimessa capiva che la lepre era in quei pressi e cercava prima di tutto di prenderla. Infatti, quando la individuava al covo, molti di questi cani facevano un breve arresto e poi assalivano il selvatico. Questo era il cane da lepre. Il segugio invece è tutto il contrario, è un cane, diciamo, leale, perché avvisa il suo antagonista che lui è in caccia, segue le tracce dell'animale e l'animale quindi può difendersi, avvisato. E sono cani completamente diversi. Io sono nato nel 1921. Negli anni 30 il segugio non esisteva in Italia. Esisteva il segugio da esposizione, che per la caccia non era assolutamente produttivo. Io ho cercato di dare ai cacciatori un segugio pratico, classico nel contempo, autentico, cioè un segugio con voce in pastura prima di scovare, rapido nell'inseguimento,
veloce, pressante, appunto nella seguita, e insomma un autentico seguito. All'inizio chiesi l'ausilio del sangue estero francese, specialmente della Regioa, però poi, selezionando, ho fatto un cane nuovo che non era né francese né italiano per quello che c'era di italiano. È stato un cane completamente nuovo che ha avuto delle caratteristiche proprie e che attualmente ha mantenuto queste caratteristiche. Volevo fissare le doti pratiche e classiche che servono al cacciatore, un seguscio appunto pratico e nello stesso tempo classico. Il seguito più che altro deve avere olfatto, passione, metodo di lavoro, queste sono le doti principali. Aggiungerei che poi è una conseguenza logica anche lo stile. Ogni razza ha un motivo di esistere. Le differenze sono sempre nette, chiare, se le razze sono ben selezionate, rispondono allo standard di lavoro, però devono sempre rientrare nell'ambito del seguito. Diversità nette non vi sono, vi sono caratteristiche autonome, diverse, ma ripeto, sempre di seguci si deve parlare. Che posso dire? Per esempio, il segucio dei Balcani, il segucio istriano, è un segucio più di iniziativa, segue meno la traccia del segucio italiano di alcune razze francesi. Ecco, queste sono le differenze. Seguire la traccia, la passata, più con metodo o più con iniziativa. Il nostro seguito segue il sentore più con metodo, specialmente con metodo. Il temperamento è quello di un cane equilibrato, inestancabile nel lavoro, continuo. Questo è il temperamento del nostro cane. Si potrebbe dire nato per la caccia. Thank you.
Il nostro Segusio è uno dei pochi che conserva veramente la voce, e la voce è importantissima. La voce per il Segusio è tutto. Senza la voce il cacciatore è privo di godimento, è privo di interpretazione. Se il cane sta lontano, senza voce, che ne sappiamo cosa sta a fare? Non ne sappiamo proprio nulla. Il nostro Segusio non urla e non ulula, non deve urlare e non deve ululare, deve scagnare. Scagnare, c'è chi dice con voce metallica, con voce molto espressiva. Per la verità, il nostro cane non ha trovato ancora la sua voce. Per piccole formazioni, per 4, 5, 6 soggetti, in muda, e per me è il migliore in assoluto che oggi vi sia. Come tutti i cani da caccia, hanno delle qualità naturali, genetiche diciamo, cioè selezionate attraverso il tempo. Oh. Poi ci sono le qualità acquisite che ricevono dall'addestratore, perché debbono essere anche disciplinati. Se un cane, un Segusio, un cane da caccia, non è disciplinato, vale poco. Il Segusio deve essere unito con la muta, ma non schiavo della muta. Io non apprezzo quei cani che stanno sempre a vedere cosa fanno i compagni, per intervenire subito. Il cane deve avere la sua autonomia, la sua personalità, deve cercare con la sua autorità, e quando la muta trova il sentore, cade sul sentore, è chiaro, deve riunirsi alla muta. Ma poi, anche quando sono sul sentore, sul filo, non debbono mica stare tutti quanti riuniti come in un fazzoletto, e questo sarebbe impossibile. Devono seguire il filo, possibilmente uniti, aprendosi un po' ragionevolmente nei falli. E quando si segue il filo è necessario seguirlo in fila indiana, uno dietro l'altro, ma quando il filo si interrompe, cioè come ho detto sui falli, ognuno deve cercare di risolvere il fallo con le proprie forze, senza badare ai compagni di formazione. Io credo che la muta è formata di tutti i cani completi, poi ovviamente ci sarà quello che ha un po' più di attitudine a scovare, quello che ha più attitudine a inseguire, ma si tratta di differenze che non vanno alla specializzazione. Il Segusio deve essere, a mio modo, deve essere un cane completo, prima di tutto un cane completo. Il bravo conduttore è un componente importante della muta, perché sta assieme alla muta, segue la muta e dà alla stessa quella disciplina che il cane deve accettare. La differenza fra cane da caccia e cane da prove non dovrebbe esistere, perché la prova
dovrebbe rispondere alle esigenze della caccia, però le prove sono diventate parte autonoma della cinofilia. Ormai un allevamento vale più per le prove che per la caccia. In parte è anche giusto, in parte è reclame, ma la selezione si fa specialmente con la caccia, non con le prove. La cultura si divulga con l'esempio pratico, cioè i cani debbono rispondere alla funzione per cui sono nati, praticamente. La selezione è andata avanti e deve andare sempre più avanti. È chiaro che il segugio da lavoro deve essere anche bello morfologicamente, però non può essere, salvo eccezioni rarissime, il più bello ed il più bravo. Io dico che il segugio bravo deve essere anche bello. E quello bello deve essere anche bravo. L'allevamento fa parte della vita, come tutte le attività socio-economiche. Vi sono allevatori seri, bravi, appassionati, che onorano la cinofilia e che difendono la razza, secondo gli istanti. Vi sono allevatori che usano il cane più che altro come strumento, non come fine per il cane stesso, ma come strumento per fare denaro, per farsi pubblicità, per farsi conoscere, eccetera. Questo è il punto. Io ho ammirazione per gli allevatori molto seri, perché è un'attività pesante. Denaro l'allevatore appassionato proprio non ne vede, alla fine se va tutto bene e può rifare vero le spese. L'allevatore serio passa le notti in canile ad assistere le cagne al parto e lasciamo perdere, eh? È uno stress vero che io conosco bene, purtroppo. Posso dire che i cani mi hanno tolto perlomeno 10 anni di vita per gli stress, però me l'hanno anche poi ridati per le soddisfazioni che ho avuto. È impossibile dire il mio migliore cane è questo. Ho allevato circa 4.000 segusci e un allevatore che ha avuto tanti cani non può fare una gradazione dei migliori, perché non esiste il cane assolutamente perfetto. Sono esistiti cani che avevano certe qualità positive e negative, altri allo stesso modo. Alla fine si fanno le valutazioni, ma l'allevatore deve essere molto critico con i suoi cani, deve vedere i pregi, ma deve vedere anche i difetti. Io ho conosciuto molto bene anche il cane da ferma, perché ho allevato circa 500 bracchi tedeschi e ho avuto successo anche nelle prove, successi molto notevoli. Posso assicurare che è molto utile conoscere anche
il cane da ferma. Perché è utile? Perché si conosce la ragione del contrario, perché conoscendo il contrario posso avere un quadro completo della situazione. Io, nella mia esperienza come allevatore, ho potuto constatare che alcuni cani che in muta non sono adatti perché sono troppo esuberanti e che invece rispondono meglio come cani singoli, sono i migliori riproduttori. Come riproduttori, il maschio e la femmina sono ugualmente importanti, però la femmina fa una cucciolata massimo due all'anno, il maschio ne può fare 50, ecco, questa è la differenza. Però mettiamoci bene in testa, assolutamente, questo per prove, per teste constatate più volte, è importante quando il maschio. Io il fucile non lo porto più da circa 8 anni. Esco però con i cani tutte le mattine quando il tempo veramente, quando il tempo è buono, senza fucile. Ho perso l'interesse, gli stimoli a sparare alla lepre, anche se sono stato un cacciatore, un zoologista, posso definirmi accanito nei tempi buoni. Ai cani non gli chiedo nulla, perché che cosa gli posso chiedere? Lo sanno loro quello che debbono fare, ma il cane mica fa le sue prestazioni per far piacere al padrone, le fa per istinto, le fa perché così a lui piace, perché la natura gli ha dato l'istinto di fare certe cose. Il conduttore gode delle prestazioni dei suoi cani quando questi adempiono bene alla funzione. Quello che conta è un gioco fra il cane ed il selvatico. Volte alla meglio il selvatico, volte alla meglio il cane. Io lo chiamo il più bel gioco del mondo.